di pace. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore mio Dio, a te ho gridato e mi hai guarito. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa. Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità, celebrate il ricordo. Perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospita il pianto e al mattino la gioia. Ho detto nella mia sicurezza, mai potrò vacillare. Nella tua bontà, o Signore, mi avevi posto sul mio monte sicuro. Il tuo volto è nascosto e lo spavento mi ha preso. A te grido, Signore, al Signore chiedo pietà. Quale guadagno dalla mia morte, dalla mia discesa nella fossa? Potrà ringraziarti la polvere e proclamare la tua fedeltà. Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza, mi hai tolto l'abito di sacco, mi hai rivestito di gioia, perché ti canti il mio cuore senza tacere. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre. Buon mercoledì dell'Abbazia. Oggi ci lasciamo illuminare la giornata da un salmo. Non sarà l'unico, ne conosceremo degli altri. Il salmo è un'espressione dell'animo umano, un animo che noi stessi facciamo fatica a comprendere, a decifrare in tutti i suoi dinamismi. E così Dio mette sulla nostra bocca le parole giuste per rivolgerci a Lui, per esprimere quanto portiamo dentro. I salmi sono grida rivolte a Dio, che siano grida di supplica o grida di lode e di ringraziamento. Canti di lode o di ringraziamento sono pur sempre un'espressione piena e profonda di quanto si muove dentro di noi. Anche San Paolo lo dice nella lettera ai Romani, al capitolo 8, versetto 26. Dice: neanche noi sappiamo cosa sia conveniente domandare, ma lo Spirito intercede per noi con gemiti inesprimibili. Il Salmo 30 è detto anche Salmo della dedicazione del Tempio o della casa. Eppure, nelle strofe non si parla né di Tempio né di casa, ma si parla dell'uomo, perché l'uomo è la casa di Dio, il Tempio dello Spirito Santo. E questo Salmo è strutturato in 5 strofe, tutte caratterizzate da un'alternanza di diverse polarità, ad esempio vita-morte, lutto, danza, pianto-gioia, mattino-sera e così via. Perché così è l'animo umano, tante volte pieno di contraddizioni. Noi pensiamo che la preghiera debba essere necessariamente qualcosa di lineare, e invece spesso non è così, perché spesso non siamo così in noi. Questo salmo inizia con le parole: ti esalterò, mio Dio, perché mi hai risollevato, non hai fatto gioire su di me i miei nemici. E quali sono i nemici della nostra casa? La tristezza, lo scoraggiamento, la disperazione, l'ansia, l'agitazione, la rabbia e così via. Questo salmo è un grido di supplica rivolto al Signore perché ci risollevi dalle sabbie mobili di tutto questo sentire che ci è avverso, che ci spinge verso il basso, che ci fa sprofondare. Perché possiamo giungere a lodare il Signore, a rendere grazie alla vita, perché per questo siamo nati. Il verbo risollevare significa letteralmente far emergere, estrarre dal profondo, come chi attinge acqua da un pozzo, come chi prende un uomo che sta annegando nelle acque e lo tira fuori, per salvarlo. Puoi usare oggi le parole di questo salmo per gridare a Dio il tuo desiderio di luce, per gridare a Dio il tuo bisogno di essere tirato fuori da questo magma di sentimenti bui, avversi, che non t'appartengono, perché tu non appartieni al buio, tu non appartieni alle tenebre, ma alla luce. La gioia, la pace di Cristo è ciò che ti spetta. E allora grida al Signore, e sarai risollevato, e sarai esaudito, perché il Signore vuol trasformare il tuo lamento in danza, toglierti l'abito di lutto e rivestirti di gioia. Buona preghiera.